Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Schiereranno tre uomini nella metà campo avversaria davanti a un centrocampo a tre che regala un bel po' di flessibilità. Il centrocampo compatto mantiene la squadra corta, ma assicura anche una certa capacità di rilanciare il gioco. I due uomini ai lati del centrocampista centrale dovranno essere bravi a inserirsi nelle sponde della punta o nello spazio creato dal taglio degli attaccanti esterni. In questo modo la difesa avversaria avrà meno punti di riferimento. Terranova, c'è la palla lunga in avanti. Migliore. Parigini. Riceve il passaggio. Prova la conclusione. Eccolo, primo tiro in porta di oggi. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non c'è riuscito. Pallone lungo in verticale. Tocco prudente al portiere. Tenta di scavalcare la mediana. E il difensore ha fatto in modo che la palla non passasse. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Intervento difensivo molto tempestivo, interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ci mette una pezza. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova a verticalizzare. Pallone alto nello spazio. Piccolo! Può cercare il taglio in mezzo. La spinge in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lancia il pallone in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Scodella in avanti. Prova a prolungare in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. A sinistra con il passaggio. Lungo passaggio in avanti. Sulla destra. Scatta verso il pallone. Piccolo. Raccoglie un passaggio dalla retroguardia. Può metterla in mezzo. Preferisce il retropassaggio. Passaggio sulla destra. Palla al centro. Si lancia di testa. E la palla entra in rete. Un grande colpo di testa in tuffo. Gran bel gol. Si è tuffato di testa, ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. Si ricomincia dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Molinaro, il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Cerca di lanciare il compagno. Piccolo! Deve buttare dentro un cross. Prova la giocata di Fino.
decide di cambiare fascia. Palla a Bianchetti. Piccolo. Può crossare in aria. Bel gesto tecnico. Pallone in aria. Ottimo salvataggio. Attenzione alla respinta. Conclusione sul fondo. Ha mostrato grande reattività e riflessi, però non ha saputo capitalizzare l'occasione che si era creata. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Pallone lungo in verticale. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. L'appoggia sulla fascia. È in ottima posizione. Piccolo! Va in rete! Due gol in più. È partita saldamente nelle loro mani. Il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel banco aperto dei difensori. Concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Riceve un pallone interessante. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Che primo tempo hai visto, Luca? Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0, vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Firenze. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Può andare in rete. Scodella in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Molinaro prende l'iniziativa e la propone in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Parigini. Fiordilino di forza. Cerca l'uomo là davanti. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Parigini. C'è l'opportunità per il contropiede. C'è tiro! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Decide di sfruttare la fascia. Molinaro. Ottima giocata. Crossa il pallone a centro area. È ben posizionato e spazza via la palla. Si fa largo con grande determinazione. Tocco preciso.
scodella il croce, si salvano con la traversa. Ottimo disimpegno, la spazza via. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Tenta di allontanare il pallone. Pare giri. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cercano un'azione veloce. C'è letteralmente una pioggia di cross in area. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Fiordilino. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. E trova il compagno. Non c'era nessun compagno smarcato. Allarga il gioco. Numero. Vediamo se crossa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. La gara entra negli ultimi 5 minuti. Lungo pallone in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. E il tocco è verso il portiere. C'è la palla lunga in avanti. Spattano ancora contro la difesa. Lungo passaggio in avanti. La gioca sulla destra. Scatta verso il pallone. Sulla fascia. È libero. Occhio al cross. Nessuno arriva sul cross. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo concentrati, si è visto subito, hanno dato il massimo. Adesso possono esultare. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Hanno costruito la loro vittoria partendo dalla difesa.